Ferma, frena, frena, frena. Aia. Ma investito a me. Solo a me. Porco. Un saluto a tutti ragazzi, sono Wolf e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui su GTA 5 per mostrarvi un nuovo mod. Oggi abbiamo una cosa particolare da fare, però prima di tutto, ve lo dico subito, scusate perché me l'avete scritto nei commenti, tipo fallo subito altrimenti ti spariamo, perché non si può vedere un'auto così. E infatti l'auto di Mr. Bean colorata in questa maniera, mi avete detto, proprio è la cosa più brutta che abbiano mai visto molte persone. Quindi andiamo subito a customizzarla e a modificarla. Sono sincero, avete ragione, fa schifo, è bruttissimo. Dicevo sempre, prima o poi la cambio, prima o poi la cambio, prima o poi la cambio, però non lo faccio mai. Quindi lo faccio adesso, almeno me lo ricordo. Ok, così è cattivo nero, perfetto, ok, andiamo via. Ok, meglio così ragazzi. Molto meglio che quella di Mr. Bean, sinceramente. Bruttissima, vi giuro ragazzi, avevate completamente ragione, però purtroppo sapete, è un po' difficile. Alla fine qualche volta ci sta, qualche volta no. Quindi questa volta è stato no. E anche il fatto che me l'avete ricordato moltissimi, tipo, oh, devi toglierla, devi cambiare veicolo, devi modificarla, devi verniciarlo decentemente perché non è inguardabile. E avevate ragione. Per l'appunto l'ho modificato adesso e mi tolgo un po' di peso. Veramente ragazzi, non vedevo l'ora di farlo. Ok, andiamo di qua. Oddio, wow, che diavolo, va bene. Rischiamo sempre di farci del male. Siamo tornati qui e la salviamo qui ragazzi. Non la voglio più avere nei confronti miei. Cioè veramente è una cosa fastidiosissima. Ok, e la riparcheggiamo qui. Ta-da. Perfetto, e salviamolo ragazzi. Fatto, finalmente ci siamo tolti questo pensiero. Ora possiamo iniziare veramente la mod. Ok, iniziamo con questo nuovo video in cui abbiamo a che fare con le armi di Fortnite. Non sto scherzando, il fatto che tipo Fortnite sta diventando un fenomeno di massa mi ha fatto pensare, ehi, dovrei fare video su Fortnite. Secondo, è successa una cosa particolare con l'arma che appunto vi mostrerò. Per l'appunto però, visto che possiamo farlo, ci trasformiamo in Raven. Potevamo trasformarci in Omega in realtà, perché c'è anche la mod di Omega, però mi sa che piuttosto... Ciao, va via. Piuttosto penso che la cambierò. Cioè, nel senso che tipo il veicolo è... Cioè, scusate, il tipo di personaggio era molto 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 figo, quello di Omega e tutto quanto bardato. Però purtroppo, a quanto pare, non mi sa che non l'ho salvato. Ce l'ho installato, però non l'ho salvato. Magari ve lo faccio vedere in un altro episodio. Però sì, sempre adoro Raven. Ragazzi, lo adoro, mi piace tantissimo. Ragazzi, giuro, fa un caldo pazzesco. Sto morendo di caldo perché devo chiudere tutto quanto, perché naturalmente sentite i rumori ambientali al di fuori di casa mia, quindi è un disastro. E quindi non posso neanche tenere il ventilatore attivo, se no sentite tantissimo rumore. Quindi sto soffrendo il caldo. Quindi facciamo questo video e andiamo. Allora, innanzitutto armiamo il nostro personaggio, perché a quanto pare non ha nessun tipo di arma. Weapon, girl weapon, ok. Comunque, come potete vedere, infatti abbiamo tutto questo cerchio dove abbiamo tutte le nostre armi, tra cui tutte quante queste armi introducono tutti i veicoli. Uno in particolare abbiamo, ok, vedete che questi sono armi strane, armi vecchie diciamo, che si trovano già in GTA. Solamente che se noi lo portiamo a questo, tipo qui, eccolo, abbiamo l'arma di Fortnite. Questo qui è il pump, come si chiama? Non mi ricordo più. Pump di Fortnite, qualcosa del genere. In pratica quello che dovete sapere di questo pompa è un fucile a semi-automatico, diciamo. Semi-automatico, dai. La mettiamo lì, a colpo singolo però semi-automatico. È meglio del fucile tattico, che quello lì fa un colpo e basta, poi devi ricaricare. Questo qui invece fa così. In teoria non funziona così. Però c'è anche l'animazione dell'arma che si muove, quindi comunque diciamo è fatto bene. E adoro il personaggio di Raven, quindi l'ho dovuto utilizzare. Ho una stella di ricercato, ma dai, non ho fatto praticamente nulla. Il motivo per cui ho portato questa mod, anzi, perché, cioè, c'è da parlare il fatto del perché c'è proprio questo fucile. In pratica dalla quinta stagione di Fortnite, che hanno introdotto ieri, l'altro ieri, non mi ricordo più, hanno tolto il double pump. Quindi tipo, cioè, molta gente si è ritrovata fottuta, perché tipo, c'era gente che era abituatissima, così tanto abituata che ho notato che molta gente ora fa schifo a Fortnite, semplicemente perché non è abituata a giocare a Fortnite. Madonna, che disastro ho fatto. Semplicemente non è adeguata a giocare senza double pump. Ragazzi, questa cosa è una cosa pazzesca. Scusa, non devo lasciare testimoni. Ok, mio Dio quanto uccide. Occhio, wow, signora, pericolosissimo. Va bene, comunque, quest'arma è potentissima. Ve la faccio vedere innanzitutto. Comunque, in tutta la sua interezza è molto molto carina. Mi sa che manca un pezzo, a quanto pare, non so voi. Ma manca un pezzo? Non lo so, me lo ricordavo un po' più massiccio, più grosso. Comunque, nonostante ciò, molto carina, molto ben fatta. E sì, semplicemente quello, il fatto che... Giù! Ok, e via. Non riesco a prenderlo. Ah, eccolo, ok. Anche lui il fucile a pompa di Fortnite, aspettate. Cosa diavolo ha? Non ci credo, anche lui il fucile a pompa di Fortnite. Cosa? E lo posso recuperare? No, vabbè. Oh, piano.
Vai via. Che cavolo di pericolo. No, vabbè, ragazzi, è bellissimo, è bellissimo. Purtroppo, peccato se si potesse fare in GTA il double pump. Sarebbe semplice, ragazzi, per chi non ha capito cos'è il double pump, è prendere, sparare e poi cambiare arma per poi risparare col fucile a pompa. Però in realtà, cioè, è una specie di bug più o meno. Quindi, cioè, non so, lo tolgono e lo mettono ogni volta. Quindi vediamo se nella stessa stagione lo metteranno di nuovo, perché molta gente si sente a disagio senza poter usare quel tipo di modalità. Quindi toglietevi, grazie, ok. Non ci nascondiamo qui, grazie, perché è un po' pericoloso. Ma l'inferno... sì, però col fucile a pompa di Fortnite è un po' difficile uccidere un... cioè, distruggere un elicottero. Madonna santa, madonna santa, ok. Visto, ce l'hanno anche loro il fucile a pompa, guardate. Scusate, scusa, no, non la storditrice, grazie. Maledizione, però, è impossibile, cioè. Ok. Oh, shit. Non riesco a prenderlo. Ok, preso. Non riesco a ucciderli. Sono troppo potenti. Carica! Oddio, mi ha ucciso. Va bene, va bene. No, mi sei buggato. Vaffanculo. E rieccoci. Madonna, che visuale bruttissima. Ok, comunque abbiamo la possibilità di poter utilizzare il nostro veicolo. Non ho armi, maledizione. È comodo avere tante armi, però volevo provare a fare una cosa molto particolare che tipo volevo fare da tantissimo tempo. Se noi premiamo il tasto F3, Select by name, non mi ricordo il nome però. Il nome era Raven. Raven, sì. Ed è Raven, sì. Però quell'arma veramente fa schifo, dovresti togliertela dalla vita. Scusami. Ed è sì, l'ho trovato, perfetto. Ok, spawniamo. Possiamo spawnarne di quel che ne so, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfetto. Oh, quanto sono felice quando faccio queste cose. Perfetto. Mi seguirete tutti, vero? Sì. Siete tutti quanti fedeli? Sì. Sì, perfetto. Con voi, con... cioè, faremo il mondo. Faremo il mondo, ragazzi. Potevo mettere anche Rodriguez, come si chiama qui. Oh, ops. Madonna, no, non avete sparato nessuno. No, ragazzi, ve lo dico, dominiamo il mondo così. Se andiamo, ad esempio, in una zona molto particolare di Los Santos, chiamata, non mi ricordo come si chiama, aspetta. Ah, sì, Grove Street, è proprio quella. Se andiamo lì, ragazzi, diventeremo i capi di tutto. Ok, siamo all'angolo di Grove Street. Abbiamo la stella di ricercato, ma che abbiamo fatto? Non mi ricordo più. Ragazzi, ci siete tutti? Non so, non vi vedo tutti quanti. Oddio mio, si sono buggati alcuni. No, non mi dire se vi siete buggati, ragazzi. Vi prego, non ditemi così. Ok, togliamo le armi innanzitutto. Dove siete? Eccovi, maledetti, che state facendo? Va bene, comunque, vedete che sono praticamente delle persone normali. Oh, oh, eccoli. Oh, mi stanno già intimando di allontanarmi da qui. Ma sono Raven, non mi possono dire nulla. I giocatori di Fortnite sono più forti. A proposito, no, aspetta, no, non... Oddio, ma che cavolo. Aspetta, devi fare attenzione. Oh, porca mani, ci avevano le mitragliatrici. Ehi! Ehi, 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 aspetta, ragazzi, mi aiutate? Oddio, sono morti, sono stati tutti investiti da un'auto, da quella lunga, accidenti. Oh, arriva, arriva, oddio, grazie, mi hanno salvato la vita, non l'ho preso io. Ecco, il fucile a pompa però naturalmente non è che sono il massimo questi qui. Ah, ricarica, ricarica, oddio, guarda come li stanno sparando, è bellissima sta cosa. Dove diavolo sono? Ragazzi, sono tutti e sette, sono fortissimi insieme, aspetta, dove diavolo è il tipo che mi stava sparando prima? Lui? È vivo, ok, è morto. Oh, ok, grazie, abbiamo conquistato questo posto in pochissimo tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siete tutti vivi, ragazzi, complimenti. Intanto è già tanta roba, ragazzi, il fatto che... Oh, 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 grazie, grazie mille. Non ho neanche sparato, Cioè, per dirvi, occhio, sparateli. Bellissimo. È divertentissimo quando Raven inizia a sparare come un dannato, va bene. E poi bello che siamo tutti Raven, è quello il problema. Tutti si mischiano tra la folla e non sanno a chi sparare. Parano a tutti, infatti. Abbiamo bisogno di un'arma, la reperiamo noi, grazie. Scusi. Ferma, 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 ferma. Aia, ma investito a me. Solo a me. Porco due. Oh, ha investito 60. Oh, mi stanno investendo. Investendo tutti. Sono tutti vivi, ragazzi, siete tutti vivi. No, no, mi stanno morendo. Raven è morto. E vabbè, sono tutti Raven. È una confusione. Un Raven è morto. Brutti infami. Bastardi. Con tutti con. L'avete ucciso quello lì. Oh, oh, sta arrivando il polizio. Oh, ma mi sta investendo tutti questo. Ok, uccidendo, uccido, uccido. Ragazzi, sparate. Guarda quanto è lunga sta macchina. Ma che accidenti sta succedendo. Ragazzi, quanti siamo? 1, 2, 3, 3. 4, 5. Siamo 5 vivi, ragazzi. Siamo 5 e basta, vivi. Ok, bisogna aumentare un po' la popolazione. Ok, siamo di nuovo 7, perfetto. Scusate, no, ne abbiamo persi tantissimi, questo mi dà fastidio. Ne abbiamo persi tantissimi perché uno ha cercato di investire qualcun altro, maledizione. Ok, ragazzi, sì, però quest'auto sono impossibili, dai, cioè. Sparate, ragazzi, sparate, oddio. Va bene, ho preso. Io faccio solamente d'assistenza, però non so quante stelle hanno loro rispetto a me. Io 3 stelle, per dirvi. Oddio, 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 oddio. Potrei anche cambiare arma, io, sinceramente. Va bene, vai, approfittiamo e cambiamo arma. Ok,
te, buona giornata. Non ho mai esploso nulla. Ma com'è possibile? Sì, però questo veicolo non è che può stare qui in mezzo, dai. Cioè, nel senso, per dire. No, li voglio sparare a lui. Perfetto. Troppo grande sto veicolo, ragazzi. Non so dove lo mettiamo. Per dire, eccolo. Ops, quanto ti ha salvato il giubbotto antiproiettili. Sì, madonna santa. Ragazzi, sparate a tutti. Ma mi stanno sparando a me? Boom. No, l'ho preso? Davvero? Non ci credo. Boom. Ok, perfetto. Ragazzi, sono troppi. La polizia è troppa. Ecco, sparano, ragazzi. Io ho metà vita ancora, per dire. Guarda come sparano Raven. Guardate come sono tutti sincronizzati. È bellissima sta cosa. Morite. Ok, è un po' difficile, ragazzi. Però ce la stiamo facendo. Ok, ragazzi, mi si è fermata la registrazione per il semplice fatto che... Oh mio Dio, porca vacca. Ragazzi, rischiamo la vita. Allontaniamoci. Oh, ma quel cavolo, ma che cavolo. Siete ne rimasti in due, tre. Quanti... Oddio, guarda, li sparano così a caso. Ma fanno bene. Ok, poniamo i nostri prossimi spawn bodyguard. Ragazzi, bisogna spawnare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai. Sparate tutti. Ragazzi, sparate tutti. Si stanno sparando a vicenda, ma che diavolo. Ragazzi, non sparatevi a vicenda, vi prego. Oh, Dio, ragazzi, sto rischiando la vita io. Vabbè, anche loro, però. Io sto rischiando specialmente la vita. Ai, ci stanno sparando con la mitragliatrice. Accidenti. Vai giù. Ok, ragazzi, è la cosa più pericolosa. Abbiamo... Ok, 4 stelle di ricercato. Posso capire, non ci posso arrivare. Però, ragazzi, saltate e nessuno mi segue. Madonna. Spagniamo un bodyguard. Ragazzi, dovete servirmi. Cioè, se servite, muovetevi. Volendo, potrei fare una cosa molto particolare, ragazzi. Spawn bodyguard. Anche se non ha niente a che fare, però, con il fucile a pompa di Raven, di Fortnite. Ragazzi, ho pochissima vita. Uffa. Dov'è quell'arma? RPG. Perfetto. Sì, ragazzi, ora spawniamo. Oh, mi stanno ammazzando. Ragazzi, è rimasto solo me. Spawn bodyguard. Oh, ci sono. Spawn bodyguard. Oddio. Spawn bodyguard. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ci siamo salvati, credo. O siamo morti. Non lo so. Ecco, siamo morti. Player. Ok, ho voluto mettere l'invincibilità perché ho fatto un... Oh mio Dio, si è ammazzato una vicenda. Ok, la God Mod è stata disabilitata. È per questo che sono morti, ragazzi. Ok, perfetto. Non importa. Ok, adesso sono nuovi, ragazzi. Sono tutti salvi. Ragazzi, è la fine, eh. È la fine. Perché, oh mio Dio, erano tutti lanciarazzi. Per dirvi, erano tutti lanciarazzi. Razzi. Sparate, ragazzi, sparate. Oddio mio, che disastro. Guardano tutti i lanciarazzi. Mi stanno divertendo, eh. Ragazzi, sparate, potete sparare. Vai. Sparate, fuoco. Sparate lì, ragazzi, vi prego, sparate però. Vabbè, sparo io. Boom, ok, tutti morti, visto? Un colpo. Perché nessuno spara? Ragazzi, che diavolo state facendo? Oh mio Dio, che disastro. Oddio. Va bene, basta. Oh mio Dio, io sono col fucile a pompa di questi qui. Aspetta, mi stanno sparando a me. Aspetta, facciamoci sparare da me. Oh mio Dio, che diavolo sta succedendo? Ok, stanno sparando a me, ragazzi, sparate. Stanno sparando a me. Non so perché non mi sparano. Eccoli. Vai, stanno lanciando a caso. A caso stanno sparando, vabbè. Tutti fuori, ragazzi. Siete. Oh beh, ok, perfetto. Siete utili, vai. Boom, ok, è morto. Sei morto da solo. Ragazzi, oh mio Dio, è un disastro. Non sto capendo niente. Quindi, oh mio Dio. Vi dico, ragazzi, semplicemente che il video di oggi finisce qui. Naturalmente il link della mod è in descrizione. In caso vogliate scaricare la mod, che è questa del fucile a pompa. Noi ci sarebbe in un prossimo video. Un saluto da Wolf. E bella a tutti. Ciao.